avremo delle inter. Avremo l'occasione di interagire via chat, ci sarà un momento per le domande, anche per qualche interazione tra noi, così mi aiutate a condurre questo webinar che parlerà di cultura della violenza di genere, conoscere determinate meccaniche, parleremo di comunicazione, per prevenire. Prevenire che cosa? Un substrato culturale che potrebbe facilitare questo tipo di violenza di genere. Una tematica rivolta anche ai maschietti. Io spero che ci siano molti uomini all'ascolto di questi webinar che possono fare qualche ragionamento. Vi presento chi ha voluto fortemente questa iniziativa, che sono AXI, il nostro ente di promozione sportiva, Formamentis, che è un'azienda di formazione tecnica di soft skill di Milano, impegnata da 30 anni nella formazione e anche in progetti molto legati al sociale. E poi l'Unione Italiana Kwan Kyi Do, diretta dal direttore tecnico Roberto Vismara, che è sempre stato sensibile a queste tematiche. Tra l'altro, come Unione Italiana Kwan Kyi Do, come Confucio no Vietnamita, sono anni che noi proponiamo un format per la difesa femminile, di cui vi parlerò alla fine di questo webinar. Io sono Umberto Maggesi, sono mental coach e counselor. Per spiegarvi velocemente che cosa faccio, cosa sono questi lavori, aiuto le persone a dare meglio di sé, a raggiungere i propri obiettivi e ad avere più opzioni in un momento di crisi o di cambiamento. Sono formatore in ambito soft skill, che sono tutte quelle abilità cosiddette morbide che aiutano a lavorare meglio. Comunicazione soprattutto, gestione delle emozioni, team building, leadership, relazioni, comunicazione. Sono praticante e insegnante di Kwan Kyi Do da un bel po' di anni e sono anche scrittore. Ho scritto una trentina tra racconti e romanzi con varie case editrici. Un piccolo scrittore. Per me la scrittura è un po' la terapia serale. Mettere la vita in capitoli e pagine. Passiamo direttamente a quello che tratteremo in questo webinar contro la violenza sulle donne. Io parlerò di comunicazione, quello che è il mio lavoro. Lascio l'aspetto problematico di questa situazione a persone più competenti per altri campi. Io parlerò di comunicazione. Inizieremo con il substrato culturale che magari tra noi maschietti può aiutare o comunque facilitare un determinato terreno fertile per atteggiamenti di superiorità maschile. Poi i segnali predittivi, il comportamento, qualcosa su cui stare attenti, non soltanto per le donne rispetto al partner, ma magari su noi stessi. Determinati segnali da comprendere che si sta perdendo la capacità di gestire le emozioni e la capacità del confronto. Poi parleremo di dialogo interno disfunzionale. Cioè quelle cose, il dialogo interno, quella voce interiore, quelle cose che ci diciamo che ci impediscono di raggiungere i risultati che vogliamo. Magari in questo caso potrebbero essere l'uscire da una situazione problematica. Infine vi parlerò del format esclusivo dei corsi dell'Unione Italiana che promuoviamo da diversi anni. Già sul campo, in alcuni club, ma praticamente ormai è un format che sta prendendo tutta l'Italia. Cominciamo subito con due concetti di comunicazione. Veramente farò delle semplificazioni. Se ci sono degli esperti di comunicazione all'ascolto, mi perdonino, ma per le esigenze di questo webinar vanno bene queste semplificazioni. Cominciamo a dirci che le parole creano e definiscono la nostra realtà. Cioè, esistono i fatti, quello che vediamo, a cui diamo un senso logico e di cui facciamo una narrazione. Però è anche vero il contrario. Ci sono i fatti, li narriamo in un certo modo e gli diamo un senso logico, positivo o negativo. Ad esempio, la fine di una relazione può essere un disastro, una disfatta, la fine della vita, me la posso raccontare in questo modo, o può essere l'occasione per fare qualcosa, per cambiare vita, per trovare un nuovo partner, un partner migliore,
per diventare veramente la persona che voglio essere, per fare le scelte che ho sempre voluto, che durante una relazione magari di un certo tipo non avrei potuto di fare, non avrei potuto fare. Come me lo racconto, la narrazione che faccio degli eventi danno un senso logico. La ripetizione continua di questa narrazione diventa realtà. Lo sa bene la pubblicità, lo sanno bene i politici. Altro concetto che voglio condividere con voi, che magari avete già sentito, è che non è possibile non comunicare. Qualunque cosa noi facciamo è comunicazione. Se io entro in una stanza, non parlo con nessuno, mi siedo, do le spalle alle persone che ci sono, resto in silenzio, magari a braccia incrociate, e comunico qualcosa. Se arrivo in ufficio la mattina, sbattendo la borsa, la giacca, il computer, i cassetti, comunico qualcosa. Ogni cosa che facciamo è comunicazione, a volte anche inconsapevole. Qui volevo condividere con voi qualcosa che è successo, un brand famoso di supermercati che qualche anno fa ha prodotto dei grembiulini per la scuola, per maschi e femmine. I grembiulini sono questi. Che cosa ha comunicato questo brand? C'è stata una rivoluzione delle mamme, ricordo, sui social è successo un mezzo disastro, mi sembra che il brand ha anche ritirato. Perché la comunicazione che a me balza all'occhio, da quello che vediamo, è che per i maschietti vanno bene il righello, la squadra, e le bambine il rossetto e delle labbra che sembra un bacio. E il problema è che io sono convinto che chi ha ideato questi grembiulini non l'ha fatto in malafede. L'ha fatto perché è figlio di una certa subcultura, di una certa mentalità, di qualcosa che siamo abituati a dirci e a vivere nel mondo e diamo per scontato. Le bimbe belle col rossetto, i bambini proiettati verso la geometria o la matematica, le scienze più professionali. Altra cosa che riguarda la comunicazione è questo concetto. Evocare un termine, una cornice concettuale, una parola, sposta il cervello. In che senso sposta il cervello? Sposta la mia attenzione e la percezione che ho di quell'evento, di quella situazione. Ve lo spiego con un po' di esempi. Notate le frasi che vi metterò vicino che impatto hanno su di voi. Ad esempio, se io parlo di Ministero della Guerra o Ministero della Difesa. Sono la stessa cosa. Due secoli fa i Ministeri della Difesa erano i Ministeri della Guerra. Poi hanno cambiato nome per essere percepiti in maniera diversa. Oppure in azienda, con un gruppo di persone, abbiamo un problema, abbiamo una sfida. Oppure ancora, sto sistemando il caos in azienda, sto mettendo ordine in azienda. Il problema c'è sempre, la questione da risolvere c'è sempre, ma come io la percepisco, la realtà che mi racconto è diversa. Oppure al telefono, non so se vi è mai capitato, chiamo qualcuno, ti disturbo, piuttosto che è un buon momento per parlare. Come narriamo le cose diventa la realtà. C'è stato un bellissimo esperimento di comunicazione, dove a due gruppi di test è stato fatto vedere un video di un incidente di due auto. Il primo gruppo è stato chiesto a che velocità andavano le due macchine al momento dello scontro. Le risposte sono state sui 55 km orari. Al secondo gruppo è stato chiesto a che velocità andavano le due macchine al momento dello schianto. La media è stata di 120 km all'ora. La percezione ha cambiato, la parola ha cambiato la percezione che avevano di questo evento. E questo succede continuamente. Ci sono cose che facciamo passare, che ripetiamo e non ci rendiamo conto che stiamo definendo una determinata realtà. Anche la capacità di fare distinzione, di avere un vocabolario ricco per raccontare in maniera sempre più precisa i fatti che ci circondano è importante. Per spiegarvi questo voglio parlare di un test che è stato fatto, il Blue Test, con nativi russi e nativi americani. I russi, in russo come in italiano, per le varie gradazioni di blu ci sono delle parole apposite. Ogni gradazione ha una parola apposita. In America, in inglese ne hanno meno, ce ne sono meno, tipo l'azzurro è blue light. Ebbene, facendo vedere delle gradazioni di colore diverso, hanno notato che i russi, le persone di madrelingua russa, riuscivano a notare meglio
le differenze tra un colore e l'altro molto simili, quando in realtà ai nativi americani sembravano lo stesso colore. Sembrerebbe che se noi non abbiamo parole per descrivere un colore, non lo vediamo. E altri esperimenti hanno mostrato che è così. Se noi non abbiamo le parole per raccontare un evento, l'evento non lo percepiamo. Questo vale anche per i sentimenti, per i fatti, per le distinzioni che riusciamo a fare. Non so se vi è mai capitato di provare un sentimento, avere un'emozione e non avere le parole precise per poterlo definire, per poter definire veramente come state. Ecco, arricchire il proprio vocabolario, arricchire la nostra comunicazione, ci aiuta a fare questo. C'è stato un filosofo che ha detto una grande frase, è Ludwig Wittgenstein, che ha detto che i limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Meno parole io ho nel mio bagaglio culturale, meno posso indagare e percepire il mondo, esteriore e interiore. Bene, passiamo con la prima parte del webinar, dove parliamo di substrato culturale, quello che un po' ci raccontiamo noi maschietti. Ora faccio subito un disclaimer, non voglio parlare di colpa o di responsabilità, io non mi sento responsabile per la violenza che è agita da qualcun altro, però magari è possibile che con un po' di leggerezza noi ci raccontiamo delle cose, facciamo passare appunto una subcultura che potrebbe fertilizzare un pochino quello che poi succede, che purtroppo veniamo a sapere in cronaca. Vediamolo insieme. Intanto facciamo una precisazione. Secondo voi, e qui vi chiedo proprio un'opinione, maschilismo e femminismo sono termini speculari sullo stesso piano, come potrebbe essere in politica conservatore e progressista, o come potrebbe essere per la temperatura caldo-freddo, o come potrebbe essere in alimentazione onnivoro e vegano? Qui ho un sondaggio per voi. Vi chiedo, secondo voi il termine maschilismo e femminismo sono speculari sullo stesso piano? Come potrebbero essere gli esempi che vi ho fatto? Bene. Vedo che stanno arrivando i voti, aspettiamo ancora qualche secondo. Poi vediamo, quando condivido i risultati, chi ha vinto. Benissimo. Terminiamo questo punto, se qualcun altro non vuole votare. E condividiamo i risultati. Abbiamo un 25% di sì e un 75% di no. Andiamo a vedere i significati di queste parole, proprio da vocabolario. Io ho preso il Treccani, potevamo prendere. Maschilismo è il termine coniato sul modello di femminismo usato per indicare polemicamente l'adesione a quei comportamenti e atteggiamenti personali, sociali e culturali con cui i maschi in genere, o alcuni di essi, esprimerebbero la convinzione di una propria superiorità nei confronti delle donne sul piano intellettuale, psicologico e biologico, e intenderebbero così giustificare la posizione di privilegio da loro occupata nella società e nella storia. Vediamo vedere femminismo che cos'è. È un movimento di rivendicazione dei diritti economici, civili e politici delle donne. In senso più generale, insieme delle teorie che criticano la condizione tradizionale della donna e propongono nuove relazioni tra i generi nella sfera privata e una collocazione sociale paritaria in quella pubblica. Quindi da una parte stiamo parlando, passatemi il termine, di diritto alla superiorità. Dall'altro parliamo, su un altro piano, di rivendicazione dei diritti delle donne, economici, civili o politici. Sono su piani diversi. Tante volte non facciamo la distinzione e li confondiamo, pensiamo che siano speculari. Sono due cose molto diverse, essere maschilista o essere femminista. Quindi già questo primo semino, questa prima distinzione, dovrebbe farci riflettere. Ma andiamo avanti. Magari vi è capitato di sentire o di dire cose come: le donne non sanno guidare, non sanno parcheggiare.
parlano in continuazione e dicono sciocchezze. Vestono succinte per provocare. Non sanno fare il capo. Allora, tutte queste cose sono luoghi comuni, ormai lo sappiamo, spero che gran parte di noi lo sa, sono stereotipizzazioni e rinforzano i pregiudizi. Il problema è che lo stereotipo ridicolizza e il sarcasmo, in questo caso si parla di sarcasmo, sminuisce la persona e rende un po' più facile percepirla come inferiore. Il sarcasmo, dal latino sarcasmos e sarcaizan dal greco, vuol dire lacerare le carni. Il sarcasmo vuole ferire. È già l'incipit di una violenza. Quindi, quando sentiamo queste cose, come possiamo rispondere? Sicuramente facendo controesempi o informandoci, magari pensando realmente alle relazioni che noi abbiamo con donne e uomini e uscendo dai nostri pregiudizi, e io direi dalla nostra ignoranza, perché dire che le donne non sanno guidare adesso è da ignoranti, nel senso di non conoscere. Al di là del fatto che io personalmente, ma non faccio statistica, conosco molte donne che guidano e parcheggiano bene e uomini imbranati. E se ci penso, magari conosco anche più uomini imbranati, ma forse perché conosco più uomini. Ma se ci guardiamo in giro, ci sono donne che guidano camion, autobus, macchine per le gare, aerei militari. Quindi non esiste. Non facciamo passare questo tipo di comunicazione, la blocchiamo. Raccontiamo, andiamo a informarci. Tipicamente l'universo femminile è fatto più di relazione e dialogo. Dico tipicamente perché sto facendo delle generalizzazioni, conosco donne che non parlano tanto, conosco uomini che bisogna spegnerli per farli stare zitti. Però è vero che tipicamente l'universo femminile è fatto più di relazione e dialogo. E guarda un po', tante volte mi è capitato, nella mia esperienza che sempre non fa statistica, ma di trovare degli spunti interessanti davanti a un problema semplicemente parlando con delle persone, con delle donne. Rispetto a noi ometti che davanti a un problema tipicamente, poi la personalità è sempre da una distinzione, tipicamente noi ci buttiamo a risolvere il problema, magari andando anche contro un muro. Per quanto riguarda i vestiti, io immagino che le donne comunque si vestano, lo fanno perché si vedono bene e si sentono a loro agio, probabilmente anche per se stesse. Se penso a me, quando mi vesto, essendo, come definisco io, diversamente alto, evito di mettermi delle giacche lunghe come si usavano una volta, che mi arrivano a metà coscia, perché cerco, per quanto possibile, di valorizzare i miei punti di forza ed eliminare quelli che possono essere considerati difetti, oppure semplicemente di guardarmi allo specchio e di piacermi. Ritengo che le donne facciano la stessa cosa. E diciamoci, noi maschietti siamo meno importanti di quanto pensiamo, ricordiamocelo. Per quanto riguarda la leadership, è vero, anche qua tipicamente l'esercizio della leadership femminile è diverso da quello maschile, è più empatico e relazionale. Tipicamente, perché conosco uomini empatici e conosco anche donne un po' meno empatiche. Ma anche dall'esperienza del mio lavoro con le aziende, è vero che sanno costruire dei team più empatici e che si fondano maggiormente sul rispetto reciproco. E guarda un po', sono anche molto più solidali. Teniamo conto che dalla crisi economica, non questa, quella del 2008, di 10-12 anni fa, le aziende guidate da donne sono uscite meglio di quelle guidate da uomini. Da dati in rete trovate un bel articolo di Repubblica che ne parla e lo spiega. È diverso. Il loro esercizio della leadership a noi sembra un po' strano. Però anche qui usciamo dalla nostra ignoranza e pregiudizi e apriamo l'orizzonte e guardiamo più avanti. Andiamo avanti. Sentiamo cose di questo tipo a seguito magari di una dichiarazione di una violenza o di una litigata fatta. Se l'è cercata. È lei che me lo fa fare. Vedessi che atteggiamenti che ha e come mi risponde. Me le toglie dalle mani. Tutto questo, è banale dirlo, è atto a deresponsabilizzare. È tipico delle persone immature, delle persone poco evolute, aggiungerei, prendere la responsabilità dei propri atti e darla alle altre persone. Come potremmo rispondere a una comunicazione di questo tipo?
Sicuramente non accettare e usare noi l'ironia in quel caso per smontare, per far diventare più piccolo quello che è la certezza, la realtà dell'altra persona. Domande provocatorie del tipo, ah, quindi mi stai dicendo che sei picchiata da sola? O ti ha preso la mano e... Mi stai dicendo che sono come un bebè, un bambino che non può scegliere? Oppure rifiutare semplicemente, questo alibi non sta in piedi, sei un adulto che non sa controllarsi. Verità. Alibi, giustificazione, scusa, pretesto, facciamo delle distinzioni, quello che più arriva alla persona. Fare notare, se alziamo un pochino lo sguardo, che la maggior parte dei maschi riescono a gestire una discussione senza agire con violenza. Ce la fanno? E perché tu non sei in grado? Se non sei in grado, chiedi aiuto. Che a noi maschietti chiedere aiuto non piace. Ricordiamoci che il comportamento a seguito di emozioni, in questo caso la violenza, è sempre una scelta. La percezione è che ci sia un evento che scatena un'emozione e che di conseguenza fa scaturire un comportamento. Non è colpa mia, è lei che ha fatto così. In realtà, se fosse vero questo, 8 miliardi di persone al mondo reagirebbero allo stesso modo rispetto a uno stesso evento. In realtà sono certo che conoscete molte persone che si fanno scivolare cose che a voi danno molto da fare. Oppure conoscete molte persone che se la prendono per cose che voi dite, ma succedesse a me, non me ne farei un problema. Perché la responsabilità del comportamento è sempre personale. L'emozione può scaturire, posso arrabbiarmi, ma quello che faccio a seguito della mia rabbia è una mia scelta, è sempre una scelta, anche se in una frazione di secondi. Ricordiamolo e usiamo la nostra comunicazione per ricordarlo e per soffermarci ogni volta che magari l'azione ci pentiamo di qualcosa che abbiamo fatto. Altra comunicazione un po' disfunzionale. L'incapace, la subdola, la deficiente, oppure peggio, avrei potuto andare avanti. Questo qui è un modo di etichettare e di depersonalizzare. Se noi pensiamo alle guerre del passato, i nemici sono sempre stati etichettati in qualche modo. Quando facevamo le crociate, quelli là erano gli infedeli. Tra l'altro curioso perché anche noi eravamo gli infedeli per loro. Più avanti nelle guerre ci sono stati i musi gialli, i giapponesi, i pigiamini neri, i vietnamiti, i crucchi, gli yankee, i sudisti. Questo succede ed è molto, nell'esercito, è caldamente raccomandato, perché depersonalizzare il nemico aiuta a uccidere e a fare violenza. È più difficile uccidere delle persone, è più difficile uccidere dei padri, dei fratelli, dei figli, o fare violenza con delle madri, delle sorelle, delle figlie. È più facile fare violenza su un'etichetta. Quindi come rispondere? Prima di tutto, sicuramente, ricondurre alla persona e alle emozioni e ai sentimenti. Quindi chiamarla spesso durante l'interazione col suo nome. Stai parlando di Anna? Di Paola? Di Marta? Oppure riferirsi a lei come, sì, stai dicendo alla compagna che hai scelto, perché l'hai scelta tu, non ti è caduto dal cielo. O parli della madre dei tuoi figli? Stai parlando proprio di lei? Ricondurre a qualcosa di molto forte. O la donna con cui hai scelto di fare una famiglia, ancora una volta perché l'hai scelto tu. Se ho confidenza con la persona con cui sto parlando, mi stai dicendo queste cose, posso fare una cosa, fammi narrare, fammi raccontare i primi tempi e ciò che l'ho fatto innamorare, cioè ricondurre alle prime emozioni in un periodo bello, a farla rivedere, interrompere la sua narrazione, far entrare una narrazione diversa dove si parla di sentimenti. L'importante è che io riconduca tutto a narrare di una persona con emozioni belle. Questo aiuta a togliere dall'etichetta. Altro che posso sentire, ho soltanto urlato, cosa vuoi che sia, ma sì, l'ho lanciato un piatto, mica l'ho sparato, era solo una sberla, per una sciocchezza così. Minimizzare. Minimizzare ovviamente toglie gravità al fatto. E cosa significa togliere gravità al fatto? Significa abbassare la gravità, quindi pacificare la coscienza. È un modo per pacificarsi.
Quando vi parlano in questo modo, se lo sta raccontando più lui per mettere a posto la sua coscienza, più che comunicarlo a voi. Come rispondere? Sicuramente restituendo gravità alla violenza. Violenza che posso declinare facendo distinzioni in modi anche più specifici. Brutalità, la tua furia, la tua aggressività, il tuo sopruso, l'abuso che hai perpetrato, la prepotenza, mi stavi dicendo, maltrattamento, sopraffazione, angheria. Posso trovare il termine più forte per arrivare a rompere e a restituire gravità a quello che mi stai dicendo. Quindi richiamare la realtà del fatto, hai agito violenza, hai agito con violenza, abuso. Oppure potete stimolarlo, osservare da fuori il suo comportamento. C'è un bel esercizio di dire, ma se ti vedessi per strada, avessi visto questa scena, cosa avresti pensato? È un modo per mettersi in seconda posizione. Oppure se avete confidenza con questa persona e sapete che lui ha una forte figura di riferimento, fatelo immaginare che questa persona lo stesse guardando. E se ti avesse visto tuo padre? Se tuo padre ti avesse guardato, che cosa avrebbe detto? O se quel professore di cui mi parli sempre, che hai rispetto, ti avesse guardato? Se il tuo maestro ti avesse guardato mentre facevi quella cosa? Questo è un modo per infilare un cuneo. Non sto dicendo che è risolutivo, cambierà dall'oggi al domani, ma sicuramente gli sgretoliamo un muro di certezze e restituiamo un bel po' di gravità a quello che mi sta raccontando. In ogni caso, sottolineare come sia riprovevole qualunque cosa per una persona o come uomo nel senso più nobile del termine. Se è il caso, faccio vedere immagini forti, in rete è pieno, di dove si arriva da una prima violenza. Perché tutti sono partiti da lì. Ricordagli che tutti hanno cominciato così. Se serve, esistono tanti film sulla violenza di genere. Potrei invitare un mio amico a vederne uno insieme a me e poi facciamo due chiacchiere. C'è una frase che noi diciamo nelle arti marziali e che è volta al positivo. Purtroppo in questo caso è vera anche qui. Un viaggio di 1000 miglia inizia con un solo unico passo, anche un viaggio all'inferno. Passiamo alla seconda parte del nostro webinar, i segnali predittivi. Ma qui faccio un altro disclaimer. Le persone sono molto più complicate di come si può schematizzare in un webinar, quindi prendiamo con le pinze quello che vi dico, però determinati atteggiamenti, sia che magari li riconosco in qualcosina che faccio, non anche a alti livelli, o che magari riconosco nel mio partner, possono essere dei prodromi, dei segnali predittivi che porteranno a determinati comportamenti. Diciamo che una rondine non fa primavera, ma se comincio ad avere più comportamenti, magari qualche domanda me la faccio. Sicuramente teniamo le antenne alzate se tipicamente il partner ha una comunicazione ermetica, cioè manca in caso di disaccordo di franca comunicazione, manifesta il disaccordo con lunghi silenzi, con sguardi e monosillabi, non cerca nessun confronto maturo, e non cerca mai di valutare il punto di vista dell'altra persona. Ecco, questo, riportato nel tempo, ritirato nel tempo, dovrebbe far alzare qualche antenna. Ancora peggio, i tentativi di isolamento sociale. Che cosa vuol dire? Che è infastidito dalle tue frequentazioni, da tutte le frequentazioni. Fa leva sul senso di colpa per tenerti a sé, con frasi del tipo «non sei mai a casa», non stai mai con me, non stai mai con i tuoi figli, se ci sono dei figli, o quelle persone non vanno bene per te. Poi casualmente tutte le persone non vanno bene per te. Tipicamente infastidito soprattutto dalle figure di forte riferimento, come possono essere la famiglia di origine, oppure l'amica del cuore con un carattere forte, o anche un amico. Per cui facciamo attenzione, nessuno ha il diritto di decidere chi frequentiamo. Guarda te, neanche il nostro partner. Ancora peggio, saliamo di scala, il controllo ossessivo. Chiedere conto del tuo tempo, dove sei stata, con chi sei stata, che cosa hai fatto. Insofferenza per gli imprevisti, che tipicamente depistano i suoi piani. La rabbia se non rispondi subito al cellulare o se non rispondi subito a un messaggio. Il controllo di messaggi ed email. Il controllo dei social network, l'invito a chiudere i profili sui social network perché sono male frequentati, troppi uomini.
Tutto questo comunica, visto che il comportamento abbiamo detto che è comunicazione, la bassa autostima. La bassa autostima genera paura, che genera bisogno di controllo. Quindi le persone piccole che hanno la bassa autostima fanno queste cose. Fino ad arrivare a generare paura, umiliare, minacciare. Umiliare pubblicamente, sminuire i successi, ad esempio. Quando sei con gli amici, le battute, il sarcasmo, torniamo al sarcasmo, il voler ferire, evidenziare i limiti quando è necessario, sottolinearli, ripeterli. Oppure comportamenti violenti decontestualizzati, lasciati partire da qualcosa che è talmente piccolo che non è giustificato. Rompere oggetti da un innesco banale, tipicamente oggetti a cui tieni, oppure fare del male agli animali domestici a cui tieni. Continuare a rimarcare la dipendenza economica o di indole, dove vuoi andare, cosa vuoi fare, col carattere che ti trovi, se non ci fossi io non saresti, non faresti. Questo tipo di comunicazione tende a soggiogare, a imporre superiorità fisica e di carattere. Nel tentativo di abbassare l'autostima, credendo di controllare ed impedendo di fare azioni che possono essere liberatorie. Quindi pensare di prevaricare in questo modo perché per tenere più legata a sé l'altra persona. Ostacolare l'autonomia, quindi impedendole di lavorare, impedendo di studiare, di informarsi. Sono dipendenze economiche, culturali e sociali. Non gradisci che allarghi la tua cerchia sociale, perché allargare la cerchia sociale aiuta ad avere più appoggi. Questo prepara la strada al dominio e il controllo. Tipicamente una persona immatura, in questo caso, che può agire violenza, cerca sempre scuse esterne al suo comportamento. Qualsiasi cosa succede non è colpa sua, ma perché è stressato, cioè il lavoro è stressato, colpa del lavoro, tutta colpa dei colleghi, i finti amici, le brutte conoscenze, l'oroscopo che non va bene, o colpa dell'alcol, nel caso beva troppo, o colpa della droga. La deresponsabilizzazione è la prima scusa davanti a tutti. Abbiamo visto che sempre colpa è sempre una scelta. Come mi comporto rispetto alla situazione è sempre una scelta. La terza parte del nostro webinar parla del dialogo interno disfunzionale, di quei pensieri che possono impedire tipicamente di fare una scelta, in questo caso di uscire, di parlare, di denunciare, di prendere le valigie e andare. Non è sempre facile, me ne rendo conto. E vi chiedo una cosa, magari di scrivere in chat. Secondo voi, e anche le donne all'ascolto vi chiedono aiuto, quali sono le scuse o le giustificazioni che impediscono maggiormente alle donne di uscire dalla situazione? Che cosa si dicono secondo voi? Perché a me è venuto in mente qualcosa, un po' del mio cervello maschile. Vediamo in chat se qualcuna mi vuole dire lo faccio per i miei figli, cambierà. Grazie Silvia. Qualcun'altra? Pensare che poverino lui in fondo non sta bene. Un'altra Silvia. Sì? In fondo è lui che non sta bene, però pago io. Se non c'è lui, Daniele, benissimo, non ce la posso fare. Non c'ho i soldi, non ho lavoro. Assolutamente sì. Pensare che è colpa mia, Daniela, sì. Non ho cucinato. Non l'ho accolto con gioia. Non ho sorriso. Paura di affrontare gli altri. Ah, magari Monica, penso, se ho capito bene, di affrontare, cioè di portare fuori da casa la situazione, quindi è meglio tenerla dentro. Correggimi se ho capito male, se ho compreso male. Sì, grazie. Paura di affrontare gli altri. Me la tengo lì, perché un po' magari mi vergogno io stessa di essere finito in questa situazione. Proteggere il nostro lato materno che prevale sul perdono e nell'accudimento. Ci sono dei figli, io sono prima madre e poi donna. Non lo fa apposta, non si rende conto. Su quello del lato materno
assolutamente corretto il pensiero. Pensiamo che se non aiutiamo noi stessi, non possiamo aiutare gli altri. C'è una bella metafora che uso quando faccio formazione. So che se vi capita, quando andate in aereo, spiegano le uscite di sicurezza e mostrano l'uso delle mascherine, quelle che scendono dall'alto in caso di compressione. E dicono una cosa importante: se siete accompagnati da qualcuno dei bambini, prima mettete la maschera a voi, poi la mettete a lui, perché così se no rischiate di morire in due. Quindi il fatto di tenere duro e poi scoppiare rischia che poi saltiamo tutti. Lo fa così che mi ama, sono io che non lo capisco. Silvia, guarda, le Silvie sono più avanti. Sì, assolutamente. Bene, grazie. Direi qualcosa l'avevo trovato, qualche spunto me l'avete dato davvero interessante. È stressato sul lavoro, quindi deve responsabilizzare, sta vivendo un momento brutto. È colpa mia, non ho cucinato, pulito, sistemato, accolto con gioia, non ho fatto qualcosa. È perché ha bevuto, è perché si droga. In fin dei conti era solo uno schiaffo, minimizzare noi stessi. Lo faccio per mio figlio o per mia figlia. Oppure dove vado? Non ho un lavoro. Queste sono un po' in generale le scuse che mi sono venute in mente. Il pensiero, scuse, non mi piace dire, giustificazioni o comunque pensieri poco funzionali. Ecco, dobbiamo farci qualcosa. Se ci ripetiamo una determinata realtà, come abbiamo visto, vi assicuro, in comunicazione diventa la verità e non ne usciamo più. Ci scontriamo a scavo. Ogni volta che pensiamo una cosa del genere, scaviamo un po' più a fondo. Allora, primo consiglio, lo so che è banale, ma parlare con qualcuno e confrontarti e metterti in discussione. Non facile, non tutte. Mettersi in discussione, parlarne, significa anche, non dico di, allora, significa disinnescare il dialogo interno, fare entrare qualcosa, mettere il seme del dubbio. È possibile anche usare una strategia laterale. È quella di una mia amica, è successo. E cominciamo dal più facile e cominciamo a immaginarlo. Quindi io consiglierei: immagina nella tua famiglia di origine, padre, madre, fratello, immaginati di dirglielo, pensalo tutte le sere. Fai come se fosse un esercizio mentale. Non ti sto dicendo di farlo subito, ma comincia a immaginare e andare da tuo padre e raccontargli. Abbiamo visto che la ripetizione aiuta molto. Oppure fra il tuo gruppo dei pari, l'amica particolarmente empatica con cui stai bene, con cui ti trovi bene. Immagina tutte le sere di parlarne con lei. Disegnati e concretizza un film mentale in cui lo fai ora. Poi, per quanto riguarda, non ho lavoro. Adesso qui non è il mio lavoro, però il consiglio è sempre di andare da professionisti, dai centri di aiuto, perché lì ci sono persone che ne hanno viste decine, se non centinaia, di persone come te. C'è chi c'è già passato e che sa come fare, e un posto te lo dà. Ormai esistono tante realtà, poi ne parleremo anche in uno spazio del webinar a cui rivolgersi. È lì che trovi veramente una soluzione, un aiuto. Poi infine le forze dell'ordine. Ci sono persone che, al di là di poliziotti o di carabinieri, sono madri, figlie, o sono preparate, sono psicologhe e che possono aiutare. Quindi semplicemente con il dialogo. Ma so che non è sempre facile. C'è un sistema per disinnescare il dialogo interno da soli. Non è semplice, ci vuole molta consapevolezza. Ci vogliono dei momenti di calma in cui puoi farti le giuste domande. Che cosa intendo? Intanto le domande sono molto potenti. La nostra mente, quando sente una domanda, deve rispondere. Però se la domanda è giusta. Se il mio partner, la mia partner mi lascia e mi chiedo che cos'ho che non va, non è una domanda molto utile. Anche perché chi cerca trova, alla fine qualcosa che non va lo trovo. Posso chiedermi come faccio a ricominciare adesso. Se l'azienda succede qualcosa fuori dal mio controllo e la mia azienda chiude e mi chiedo perché è capitato a me, che cosa ho fatto di male, è nulla, è qualcosa fuori dal tuo controllo. Come posso rimettermi in gioco adesso? Che cosa devo studiare, imparare per
per poter trovare più facilmente un altro lavoro? Queste sono domande giuste. Le domande che ci facciamo fanno molta differenza. Quindi il mio consiglio è trovare un momento di calma, interrompere il dialogo interno e metterlo in discussione con delle domande. Ad esempio ampliando la visuale, rendendosi conto, guardandoti in giro e chiedendoti se tutti gli uomini che conosco agiscono violenza in caso di stress. Perché di uomini stressati ce ne sono tantissimi, ma la maggior parte non agisce violenza. Quindi la questione passa da un'altra parte, è lo stress o il mio partner? Magari le risposte non arrivano subito, ci vuole del tempo. Oppure, ammesso che io abbia mancato in qualcosa, che responsabilità ho della sua violenza? Sono io a controllare le azioni del mio partner? Perché se una persona che subisce violenza potesse controllare le azioni del partner, quali azioni controllerebbe? Magari che la pianti di picchiarmi o di umiliarmi. O di trattarmi in un certo modo, se avessi la bacchetta magica per interferire sui suoi comportamenti, farei questo. Evidentemente non ce l'ho. Lo so che sembra banale raccontarcelo adesso, ma questo è un pensiero che come un cuneo deve entrare piano piano e rompere quel muro o quella diga che ti trattiene tutto. Magari manca una sola crepa, basta una sola crepa e poi la diga viene giù. Ancora, siamo in che modo essere drogato, ubriaco, giustifica la violenza? Cioè c'è un modo in cui una cosa del genere può giustificare? A me non viene in mente nessuno. La risposta a questa domanda è nessuno, non c'è nessun modo. Ma poniamo che poverino sia ubriaco. Ogni tanto sento questi racconti, mi sembra di avere a che fare con il dottor Jack e le Mr. Hyde. No, perché io mi spiace, che succede, proprio quando bevo. Allora, quando sei dottor Jack, quindi quello buono e sano, che cosa stai facendo per evitare che succeda quello? Perché a me viene in mente che se fosse veramente così, quando sono sano mi chiudo in una stanza, do la chiave alla mia compagna e dico non farmi uscire più finché non divento, non esco dal problema. O magari ci sono i SERT dove si può andare e aiutano e seguono le persone tossicodipendenti. Ce ne sono tante di cose che posso fare quando sono veramente pentito. Quando arriva il momento delle scuse. Però evidentemente se non sta facendo nulla in quel caso, il problema è un altro, è su un altro livello. Perché se non modifica reali comportamenti per cambiare la situazione, c'è qualcosa a monte che non va. C'è un'altra tecnica che si può usare, che si chiama timeline, linea del tempo. E ti esorto a pensarci. Pensa a un episodio, ho preso uno schiaffo. Cosa è successo prima di quello schiaffo, di quell'episodio? Cioè, ripercorri a ritroso la vostra storia ed elenca tutte le cose che sono i prodromi, gli indizi che hanno portato a quello schiaffo. Cosa è successo prima? Tipicamente costruirai una serie di episodi che magari si dilatano nel passato e che quando vengono verso il futuro sono sempre più ravvicinati, che hanno portato a quello schiaffo. Non è un solo schiaffo, è tutta una conseguenza di fatti. Consapevolizzarne, trovare un momento per tenerli a mente e consapevolizzarli, ti aiuta a vederli tutti insieme e fa tutta la differenza del mondo. E poi portare la linea del tempo al futuro. Immagina cosa potrà succedere dopo. Se da lì, dall'inizio della nostra relazione, siamo arrivati a questo episodio, che cosa può succedere? Pensali proprio come una linea del tempo, come dei gradini, come degli step, come una strada, a dove può portare. E prenditi del tempo per raffigurarti questo film, che sono sicuro che non sarà bello, ma ritengo che sia molto, molto utile. Lo faccio per i miei figli, ma l'ambiente in cui sta crescendo mio figlio è davvero il meglio che posso offrirgli? Cos'altro potrei offrire? Oppure, torniamo un po' ragazza, quando pensavo a un figlio, in che tipo di ambiente sognavo di farlo crescere? Fate un film di quello che sognavi, cosa immaginavi per tuo figlio quando eri piccolo e giovane. Ma non ci devono essere per forza i figli. Quando sognavi una relazione, come vedevo il mio futuro? Se quella ragazza che sognava, quella bambina, potesse parlarmi ora, cosa mi direbbe? Puoi lasciare voce a quella bambina e farti raccontare cosa ti direbbe. E secondo me
disinnescherebbe molto del tuo dialogo interno. L'obiettivo di tutto questo lavoro è fare in modo che un'altra narrazione rompa nella tua mente, come acqua fresca, come aria fresca, come quando si aprono le finestre vanno aperte, se no l'aria viziata. E quando respiriamo aria viziata non ci rendiamo neanche più conto che è viziata. Un'altra strategia interessante, che consiglio un po' da scrittore, è scrivere tutto quello che ci siamo detti. La scrittura ci aiuta a metterci in seconda posizione, a mettere qualcosa un po' distante da noi. E poi ha il privilegio di poterla rileggere in momenti diversi. Quindi tutto quello che le risposte, le narrazioni che hai fatto, anche le scuse che trovi, le giustificazioni, scrivile tutte e poi le leggi in momenti diversi, magari immediatamente dopo che è successo l'ennesimo brutto episodio, e vediamo se reggono in quel momento. Oppure scrivi l'ennesimo episodio e quando lui verrà a chiederti scusa lo rileggi, vediamo se cambia il tuo dialogo interno. La bella della scrittura è che puoi rileggere momenti diversi. E c'è un altro esercizio che puoi fare. Immagina una persona a cui vuoi veramente bene, un'altra donna, una persona molto importante per te. Immagina che sia nella tua situazione e scrivere una lettera. Che cosa le diresti? Scrivi in libertà questa lettera, proprio immaginando, davvero calandoti nella situazione, di dover aiutare, di voler aiutare questa persona che ti è veramente cara. Cosa le diresti? Cosa diresti a lei? Dopodiché metti via questa lettera e rileggila il giorno dopo. E rileggila più volte. Sono certo che il cuneo piano piano romperà il tuo dialogo interno. O comunque lo renderà meno forte. Bene, siamo quasi alla conclusione. Allora, sempre il meglio che posso dire è rivolgersi a professionisti, ai centri antiviolenza. Ormai davvero abbiamo il telefono per le violenze, adesso lo ricordiamo perché è da ricordare. 1522 è il telefono rosa. Ecco, non diciamo 1522, i numeri di emergenza si numero per noi, 1152, 112, non il 112, perché anche un bambino deve poter essere in grado, che magari non sa contare fino a 1522, essere in grado di farlo, oppure una persona che non è un'altissima cultura. Quindi 1152 il telefono rosa. Al pronto soccorso attivo il codice rosa, cioè quando una donna chiama il codice rosa, una volta era automatico, adesso credo che bisogna richiederlo, se qualcuno ha informazioni diverse mi corregga in chat. Il codice rosa è un percorso prioritario per le donne che hanno subito violenza. In rete ci sono in giro tantissime centri di aiuto. Qui ho messo un sito di Rete contro la violenza che è a Rete Dire, ma ce ne sono tantissimi. Tra l'altro ho trovato, facendo ricerche, anche un sito con un vademecum per aiutare una donna che agisce violenza. Un'amica che sospettiamo stia subendo violenza. Quindi che cosa dire, come approcciarla, che cosa fare. Poi abbiamo anche dei siti, dei centri per aiutare gli uomini maltrattanti, che possono prendersi le loro responsabilità e andare a farsi aiutare se non ce la fanno da soli. E infine un bel gruppo che ho trovato, Maschile Plurale, non lo conoscevo, sono un gruppo di uomini che ha deciso di fare qualcosa, di attivarsi per definire l'identità maschile e uscire dalla criticando il modello patriarcale. Quindi uomo e donna messi sullo stesso piano per rendere il mondo un pochino migliore, che mi sembra che sia la cosa più giusta da fare. Siamo obiettivamente diversi e meravigliosamente diversi e abbiamo bisogno uno dell'altro con rispetto per camminare insieme, non uno davanti, uno dietro, si cammina vicino. Sempre cose da ricordare, ora voglio farvi osservare qualcosa. Vi faccio osservare un video e dopo in chat vi chiedo di scrivere se notate qualcosa di strano o riconoscete qualcosa. Quindi guardate attentamente questo video perché poi vi chiederò di scrivere in chat se notate qualcosa di strano o avete riconosciuto qualcosa che vi è noto.
Ragazzi, scusate, posso chiedervi un'informazione? Voi sapete dov'è l'Arco della Pace? L'Arco della Pace. Sì, aspettane. Allora, mi sembra dovresti andare o segui la strada di là. Dai, andiamo, dai. No, gli ho chiesto soltanto dov'è l'Arco della Pace. Se segui la strada te lo trovi sulla destra, altrimenti entri nel Sempione e poi sulla sinistra. Ok, è tranquilla. Ok, quindi potete accompagnarmi voi. Dov'è l'Arco? Allora, un attimo che adesso spieghiamo. Sì, allora, tranquilla. Ok, grazie, grazie mille. Stai tranquilla. Bene. Avete notato qualcosa o riconosciuto in questa dinamica? Vediamo un po'. Gesto di aiuto, richiesta di aiuto. Manda segnali con la mano Marcello. Bene, Silvia, bene. Monica, esatto, con la mano. Quello che stava facendo la ragazza è un segnale internazionale, una convenzione che è stata fatta di aiuto, che funziona in questo modo. Mano aperta, si chiude un dito. Se vedete questo, vuol dire che una persona che sta cercando aiuto, potrebbe essere anche un bambino, e lì vicino c'è la persona abusante. Per cui o chiamare le forze dell'ordine, non lasciare da sola la persona, cerchiamo di cavarcela nel migliore dei modi. Quindi da ricordare anche questo, se notate questo segno in giro per la strada, sapete che è qualcuno che sta cercando aiuto. È successo anche durante il lockdown, nelle videochiamate, famoso episodio di un'americana che, fingendo di chiedere le ricette a una sua amica, continuava a fargli questo gesto, alla fine l'amica ha capito e se l'è cavata molto bene. Quindi stiamo attenti. Facciamo in modo che sia anche un pochino responsabilità nostra osservare un po' meglio e dare una piccola mano. Come promesso, due parole veloci sui corsi di difesa personale femminile del Kwan Kido. Il nostro format particolare. Perché è un format particolare? Perché è diviso in tre momenti. Allora, innanzitutto una parte pratica. Una parte pratica di elementi di base di difesa personale. La 8, 10, 15 lezioni di difesa personale non ci trasformano in Bruce Lee, ve lo dico subito. E se qualcuno vi dice il contrario, mente sapendo di mentire. Quello che facciamo noi è imparare a riconoscere, a percepire il pericolo, ad avere comportamenti di prevenzione quando siamo in giro o siamo a casa. Qualche strategia per colpire, per difendersi, quello sicuramente. E anche la capacità di fuggire. Poi dice, ma io sono capace di fuggire. Non è così scontato. Anche una buona attività fisica. Poi c'è una parte teorica. Tipicamente il nostro istruttore viene affiancato da psicologhe o counselor, in alcuni casi che arrivano direttamente da centri antiviolenza, dove si lavora per riconoscere i vari modi di abusi. Riconoscere, ad esempio, il mobbing, il bossing, il gaslighting, lo stalking. Lavorare sull'autostima, che l'autostima è fondamenta per potersi difendere, per poter reagire, per poter riprendersi un rispetto di sé che aiuta ad uscire da certe situazioni, a riconoscersi come persona che può fare qualcosa. Il bello nei nostri corsi è che a un certo punto le donne dicono, ma sai che non avrei pensato di poter fare queste cose? E poi soprattutto la condivisione. Condivisione per sapere di non essere sole. Poi c'è una parte giuridica, di solito fatto da un funzionario di polizia dei carabinieri, dove si parla delle leggi, la difesa, legittima difesa, che cos'è, cosa non è, la tutela, le denunce, la differenza tra denuncia e quello che succede quando abbiamo denunciato, la querela, cosa si può portare in giro, cosa mi porto, lo spray, il peperoncino, il coltello, insomma tutte queste cose che diamo per scontate, ma in realtà da quello che ho sentito non è proprio così. Quindi questi sono il nostro format in tre parti. Per adesso parliamo ovviamente dei primi mesi del 2022, partiranno in alcuni centri d'Italia. Allora, per il Trentino Alto Adige, in Borgo Valsugana, vedete i dati, per l'istruttore Giovanni Rampelotto come riferimento, partirà un corso a questi orari in questi giorni.
in Toscana, abbiamo a Firenze, a Campi Bisenzio, il riferimento è Lara Catarossi, una parentesi sui pregiudizi, abbiamo istruttrici donne e non vi dico neanche che sono all'altezza perché sono sicuramente all'altezza. Se qualcuno ha dei dubbi che le arti marziali possano essere usate anche da donne può venire a trovarci, credo che avremo modo di fargli cambiare il pregiudizio. Poi Emilia Romagna, Parma, presso il Forum Fitness Club, come riferimento Cristian Pallamidesi a questi numeri email. Lombardia, scuola media della Travigia Brugherio, la palestra dove insegno io, riferimento Umberto Maggesi a questo numero email. A brevissimo avremo a Milano due iniziative da approfittare proprio al volo. Mercoledì 24 tre dei nostri club di Milano, tre club storici, faranno un'ora di prova di corso teorico pratica di difesa femminile ed è un modo per assaggiare un po' il nostro format. Quindi riferimento Emiliano Girometti alle mail che vedete o al numero di telefono. Sono sicuro che se ci saranno tante richieste questi eventi verranno reiterati. Un altro alla nostra palestra Siyuki, dove insegna il direttore tecnico italiano, il maestro Roberto Vismara, in Viale Zara 96 a Milano, riferimento Barbara Riva a questo numero di cellulare e alla mail. Anche qui una lezione gratuita, naturalmente, sul nostro format di difesa femminile. In ogni caso, per chi è interessato, andate a contattare i nostri sicuramente per chiedere informazioni al nostro sito www.quanchido.it. Nella sezione contatti potete chiedere tutto quello di cui avete bisogno e vi daremo risposta. Se no andate a cercare il centro più vicino a voi, nella sezione dove siamo, dove si apre il menu a tendina regioni, centri di allenamento delle regioni, scegliete la vostra regione, appare un menu di questo tipo dove potete vedere vicino a voi tutti i club che ci sono della regione, qual è quello più vicino a voi. Contattate l'istruttore che magari ha qualche corso un po' avanzato verso primavera da far partire, o comunque ovviamente con un buon numero di interessati possiamo assolutamente mettere in piedi un forum. Bene, io ho davvero quasi finito, mi piacerebbe se ci sono condivisioni in chat, qualche domanda, se io posso rispondere naturalmente, o anche mi farebbe piacere sapere cosa vi portate a casa da questa nostra chiacchierata di un'oretta. Vediamo se c'è qualcuno che vuole condividere, se no vado in chiusura. Vediamo chi è il primo, l'icebreaker, il rompighiaccio, per raccontarci un po' cosa ci porta a casa da questo incontro. Vedo che siamo un po' timidi o addormentati. Spero che non siate addormentati. Va bene, va bene. Ho esaurito. Elisabetta ha alzato la mano. Allora, vediamo se riesco a attivarti l'audio, se vuoi dire qualcosa. Sì, grazie. Ecco, ciao Elisabetta. Ciao. È stato bellissimo, interessante, però le cose sì, fondamentalmente, cioè, forse noi donne anche di una certa età le conosciamo, però la donna ha sempre sopportato tanto negli anni passati e probabilmente ci ha anche tramandato, no, di tenere, come si può dire, la donna deve essere forte, la donna deve sopportare, probabilmente ha sempre sì, lasciato fare un po' alla generazione appunto del maschio o dell'altro genere, quello che adesso comunque sembra che tramite lei, tramite anche altre persone, altri uomini che tendono appunto di capire cosa dare di meglio in questo momento della vita, perché giustamente non si può andare avanti così. Cioè la donna ha bisogno dell'uomo, l'uomo ha bisogno della donna, e assieme dobbiamo trovare una strada comune
per poter vivere al meglio, perché altrimenti sì, succede, veramente grandi disastri, insomma. E veramente l'ho notato io di persona, ma sì, un po' tutti. Comunque, sì, con la forza e con la stima e con l'autostima comunque, e farsi aiutare, sì, senz'altro riusciamo ad ottenere, però veramente in questa cultura bisogna metterci la faccia, e che l'uomo appunto, ma anche la donna stessa, ci sia l'aiuto fra di noi, perché altrimenti da soli non arriviamo da nessuna parte, anzi ci ammaliamo. Grazie Elisabetta, assolutamente, insieme, se no non andiamo da nessuna parte, sono assolutamente d'accordo con te. Grazie di tutto. A te. Allora, vediamo intanto nella chat. Allora, hai ricevuto parecchio. Maggiore consapevolezza dell'argomento per Luca e maggiore attenzione. Maggiore attenzione solo anche alle parole più banali. Assolutamente, Elisabetta diceva di cultura. È vero che una cultura che ci portiamo dentro, c'è un peso, un'abitudine. Ci passiamo sopra in maniera leggera. Da stasera spero che qualche semino in più per disinnescare queste cose ce l'abbiamo. Una piccola grande pillola sull'autostima per la mia ragazzina di 13 anni, grazie, di Silvia. Grazie a te. Molto interessante e preciso. Ha segnato spunti per mettere in pratica. Grazie Giovanni. Una parola anche esposta, seppur nel breve. Sì, siamo stati molto, molto essenziali. Naturalmente ho fatto veramente velocemente. Però è giusto per creare delle sollecitazioni, semi che spero che crescano. Siamo cresciuti con la frase porta pazienza. Ecco, direi Silvia di non portare più pazienza, di fare qualcosa. Questo vale per noi, come per noi maschietti, come per le donne. La potenza delle parole che possono cambiare il mondo, un passo alla volta ogni giorno per compiere tanti viaggi di milioni di miglia. La nostra responsabilità quotidiana è porci domande quelle giuste. Sì, le parole possono cambiare, cambiano la realtà e le domande cambiano i pensieri. Come il pedomico, grazie Anna. Un'osservazione sulla situazione che ci circonda da Maurizio. Daniele giustamente ci dice: impariamo a denunciare in caso di precipitare degli eventi. Daniele, da buon funzionario poliziotto, funzionario dell'ordine, giustamente mi dice: lui mi ha sempre detto una cosa, tu denuncia che poi tutto viene scritto e tutto rimane. Lasciar passare non funziona mai. Spunti di riflessione del Davide per riconoscere gli atteggiamenti pericolosi e che importanza le parole. Matti parla di un dono, importantissima formazione con la speranza di un futuro diverso dal presente. Lo costruiamo un futuro diverso dal presente, assolutamente, pezzo per pezzo, a piccoli pezzi, piccoli passi. Ora maggiore attenzione ai linguaggi per Pier Giorgio, e tante volte non ci facciamo caso, sì, siamo abituati. Non è una colpa, semplicemente, però abbiamo un po' di leggerezza. Per Daniele, le palestre dovrebbero coinvolgere di più, il centro antiviolenza dovrebbero coinvolgere più le palestre di arti marziali che propongono corsi adeguati. Sono d'accordo, ma ci stiamo lavorando in questo senso. E Silvia mi dice che sono manipolatori incalliti. Diciamo che anche qua è un po' una generalizzazione. Dipende da persona a persona. Ci sono uomini che non sono manipolatori e che magari sono sensibili e hanno capito che anche da nostra parte c'è da cambiare qualcosa. Educazione fin da piccoli per Elisa, Cainel, Elisa. Scardinare gli stereotipi, sì, assolutamente. Ah no, questa è Roberta, la mamma. Scardinare gli stereotipi, sì. Grazie Emilio che ci dà l'istruttiva. Dovrebbero essere insegnati ai nostri figli per il futuro. Facciamolo noi per primi, assolutamente. Come educhiamo i bambini e le bambine per Laura? Già cominciamo a insegnargli a parlare. Ad esempio una cosa, io sono un neopapà, per cui mi sono preoccupato di un maschietto. Mi ha detto una cosa bellissima, una counselor che fa queste cose, mi ha detto: ricordati di educarlo anche alla gentilezza, non soltanto alla forza. Maschietto forte, ha un pregiudizio, un maschietto che non piange, no? Un maschietto che è gentile, che si preoccupa per gli altri. Questo è stato un innesco. Dobbiamo cambiare paradigma anche nell'educazione dei nostri figli, assolutamente. Partiamo da lì.
Bene, a questo punto direi che vado in chiusura. Volevo lasciarvi giusto due sollecitazioni velocissime prima di chiudere. Questa è una frase che avrete già sentito tante volte. Maya Angelou: ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Questo per me è un argomento in più per agire. Se solo c'è un semino di voglia di ribellarsi alla situazione, se non lo fai per te stessa, fallo per tutte le donne che possono essere dopo di te o che però possono essere nella tua condizione. E poi una frase di Martin Luther King: che ciò che non mi spaventa non è la violenza dei cattivi, ma l'indifferenza dei buoni. Ecco, io vorrei, noi vogliamo, con l'Unione Italiana, con tutti quanti, costruire una comunità di buoni che sia interessata e sensibile e proattiva, perché tante parole vanno bene, ma poi bisogna fare i fatti, bisogna cambiare qualcosina, un piccolo seme. Bene, questo è proprio un saluto. E ci arrivederci al prossimo appuntamento da Forma Mentis, Unione Italiana con anche due Axi. Arrivederci, perché ci saranno altre iniziative per cercare, col nostro piccolo contributo, di costruire un mondo migliore giorno dopo giorno. Grazie.